La? Pensa. Questa? Ispira. Divertiti. E adesso Amanda. Vado. Apri la porta. Grazie al cielo sei qui. I clienti ti stanno aspettando. Conoscete Leonora, vero? Ma certo. Certo, certo, piacere vederla. Vieni, piacere. Ma stavo guardando questo premio che fa il suo bel effetto con i ringraziamenti dell'ente del turismo della Bassa Ciociaria. Cosa ha fatto per loro? No, sono nata là. Sono nata a Terni. Ah. Però è caruccio, no? Beh. Allora, grazie per tutti i dépliant che ci ha mandato, però ci sono delle cose che ci piacciono particolarmente. È la crociera. Come si chiama la nave? Che non ce lo ricordiamo. E la nave si chiama, Danilo De Sopra. Danilo De Sopra. Si chiama così. E che cos'è che bisogna fare assolutamente in una crociera? Sulla Danilo De Sopra bisogna salire De Sopra. Se, poi c'è pure un'altra nave, si chiama la Danilo De Sotto, e lì se deve scende De Sotto. Però quella di sopra è meglio. Perché cosa c'è di sopra? È più... c'è sta più movimento. Capito. Bene, sì. Ma invece qual è la differenza tra classe foglia d'oro e classe foglia d'argento? Beh, a foglia d'oro c'ha certe, come dire, certe cose in più. Per esempio, il letto c'è il materasso a acqua. Ci avete mai dormito? Non ancora. No, non ancora. È una cosa speciale, proprio. Siete sposati da poco? Sì. Sì. Certo. È il viaggio di nozze. È certo. Allora, io vi consiglio quella a foglia d'oro. D'oro? Sì. Ma invece io ho il problema sulle crociere perché mi annoio sempre. E qua invece dice che ci sono particolari attività di intrattenimento. No, non si annoia. Per le coppie appena sposate c'è sta tutto un trattamento speciale. Che... Aspetta, no, perché... Ma voi dentro al dépliant non v'hanno detto niente di tutta la cosa speciale che c'è, no, sta in posto? No, scusate, scusate. Scusami, ha telefonato il signor Orazzi. È arrivato a Tokyo, ma non c'è nessuno ad aspettarlo all'aeroporto. Che se deve che gli devo dire? Che ne so? Ce devo stare io, ma avete messo qua con... Scusate. Niente, no. È al telefono. Qui parlo? Ma c'è poco da fare, telefono con Dorazzi. Dorazzi, troviamo un tocca parlarci di persona, perché non è che per telefono si che può. Un po' agitato, mi ha detto non c'è la macchina, non c'è la macchina. Vabbè, Eleonora mi aveva detto, allora gli dico che lo richiami dopo? No, passi qua. Ah, ok, allora un momento che... Sì, vi dispiace, un attimo solo. No. Dorazzi è un cliente... Una fatica. Guarda, veramente noi siamo un po' di fretta, se riuscissimo a finire la prenotazione sarebbe meglio. Perché lei ci ha lasciato una nota, chiedetemi tutto sull'Amazzonia colombiana. Cioè, per esempio, come saremmo alloggiati in Amazzonia? Sì. Allora, l'Amazzonia ci stanno delle amache, lo sapete che sono le amache? Sì. Sì, sono una cosa che si appende da una parte e dall'altra. Così, e dondola! Dondola, se può avere matrimoniale o singola. Ah. Io vi consiglio matrimoniale, Poi, vedete voi. C'è sta pure la zanzariera sopra che vi copre tutti, incartano tutti con la zanzariera, tutti quanti incartati. però, voi vi dovete solo imparare un pochetto a muovere dentro la zanzariera, perché non se può uscire. Mai! Mai, perché può essere pericoloso, le zanzare sono grosse, Sono grosse. Però, dentro la zanzariera se sta bene. Solo vi dovete imparare un po' a muovere dentro alla zanzariera e a dondolà, perché è meglio. Ma ci sono altri animali pericolosi oltre le zanzare? No, si state dentro la maca, no. Si scendete, ci stanno, ci stanno certi ragni, mozza grossi. E cosa si mangia? I ragni. I ragni, sono buoni. E invece, sì, Parigi a 2 euro al giorno. Come si fa? Beh, ci stanno i ponti.
belli, sono belli. Sì, d'estate è meglio, perché d'inverno ci vogliono le coperte, devi portare le coperte. Boh, se, 2 euro, ma che te deve dare con 2 euro un'agenzia? Cioè, voglio dire, 2 euro, no, ne, è il ponte. Io invece stavo guardando questo poster, scopri il segreto delle isole pargemanose. Qual è il segreto? Allora, il segreto è che ci stanno certi pesci che c'hanno dentro le ova, no, dentro la pancia dei pesci. Sì. Che se te le mangi, poi andare avanti, ma pure 3-4 giorni di seguito. No, mentre, insomma. Siete sposati da poco, però l'avrete fatto, sì, qualcosetta, sì, ma... già, no? Insomma. Bravo. Amanda Sondrelli. E basta i nostri attori. Posso salutarli? Bravi, complimenti. Direi che Amanda ha incarnato perfettamente lo spirito di questa serata, perché si divertiva anche lei mentre diceva le cose. No, io non sapevo cosa stavo dicendo, soprattutto. E quindi diciamo che l'obiettivo è in parte raggiunto per noi.